Oggi è una fase cruciale del percorso che abbiamo iniziato addirittura in maggio, proprio lanciando sulla base di documentazione specifica questa consultazione pubblica. Abbiamo ricevuto molti contributi, la consultazione avveniva su piattaforma internet, per cui c'è stato davvero un grosso successo. Oggi presentiamo tutti i contributi che abbiamo ricevuto e che sono stati elaborati dall'Enea. E oggi quindi verranno presentate le proposte concrete per fare meglio e più efficienza nel sistema energetico e nel sistema paese in generale. Perché è importante questo ed è importante questo passaggio con la concretezza delle proposte? Perché è evidente che bisogna insistere sulla leva dell'efficienza energetica, perché fa bene alle tasche delle famiglie, fa bene alla competitività delle imprese, fa bene al bilancio energetico del paese, fa bene al bilancio economico finanziario del paese e non da ultimo, ma direi in generale, fa bene alla tutela dell'ambiente. Quindi è proprio una leva assolutamente rilevante, centrale, strategica per fare sviluppo sostenibile. Quindi oggi è un incontro davvero importante. Naturalmente queste proposte non resteranno fine a se stesse, non resteranno solo elemento di una presentazione, ma verranno fatte circolare, verranno diffuse, perché non c'è dubbio che l'efficienza energetica chiede una forte informazione, una forte comunicazione, perché tutti noi cittadini dobbiamo sapere come si può spendere meno a parità di servizi o addirittura migliorando i servizi energetici per le nostre attività e per le nostre famiglie. Nella giornata sono stati affrontati una serie di tematiche che Enea ha considerato delle barriere non tecnologiche all'attuazione completa del miglioramento dell'efficienza energetica nel nostro paese. E durante questa giornata si discuteranno alcune soluzioni che sono state proposte dal pubblico durante la consultazione e cercheremo di discuterle anche con i referenti del governo, in modo che si possano trovare delle soluzioni rapide e importanti anche in considerazione del decreto di recente recepimento della direttiva europea. Oggi negli Stati Generali abbiamo parlato di due punti molto importanti. Uno è quello della finanziabilità, del finanziare l'efficienza energetica. Il secondo punto è quello del fare filiera per l'industria italiana nell'ambito dell'efficienza energetica. La consultazione ha messo in risalto due cose. La finanziabilità, molto spesso non dico che è un problema, ma comunque è un fattore critico. Ciò nonostante possono esservi dei fattori abilitanti per la finanziabilità dell'efficienza energetica e bisognerà superare queste criticità passando dai fattori abilitanti che sono stati citati oggi per far sì che l'efficienza energetica sia un settore sempre in maggior sviluppo. Per quanto riguarda l'industria, il risultato che abbiamo ottenuto dalla consultazione è che l'industria italiana c'è, ovunque ti giri l'industria italiana ha una soluzione per l'efficienza energetica, l'industria italiana vende soluzioni anche all'estero per l'efficienza energetica. La sfida è fare di tutto questo contesto una filiera e uno sviluppo costante e consolidato. Diciamo che a livello della consultazione sono emersi dei punti importanti e ora la sfida sarà portare tutto questo a sistema.